Che dire, il nostro concerto, come sapete, doveva essere in piazza, ma pioveva e allora siamo arrivati qua, ma qui stiamo bene, al bel caldo, senza preoccupazioni di giacche, giacchettoni e altre cose, quindi eccoci arrivati qua. Questi che avete appena sentito sono i ragazzi delle Mighty Nade. Ragazzi, grazie per i ragazzi. E abbiamo iniziato il nostro concerto di questa sera con questa Rancherfester Polka, che è la sigla di solito dei nostri concerti, o iniziale o finale. Questa sera l'abbiamo suonata all'inizio. E che dire, penso che abbiate già sentito parlare di noi o sentito suonare il nostro gruppo. E mi chiedeva prima una signora se cantano anche e ho detto no, per fortuna non cantano, non suonano, non suonano. A parte qualche piccola intrusione di tanto, ma suonano solo. Anche se le Mighty Nade sappiamo che sono delle serenate fatte al mattino, quindi cantate sotto la finestra dell'amata. E poi magari nel corso della serata vi spiegherò anche perché abbiamo scelto questo nome per il nostro gruppo. Proseguiamo però con un altro pezzo molto interessante che vi piacerà sin dalle prime notti, e è Guantanamera, che è una canzone popolare cubana di grande fama internazionale, l'avete sentita tante volte, le cui origini risalgono al XIX secolo. La serenata è dedicata a tempo di bolero ad una guaira guantanamera, quindi una contadina della città di Guantanamo, e ha come sfondo le lotte di indipendenza che infiammavano l'allora colonia spagnola alla fine del XIX secolo. Il suo carattere romantico, unito ai valori patriottici che esprime, ne fanno una delle canzoni più amate dai cubani. La melodia, molto orecchiabile, viene spesso utilizzata per intonare cori, come ad esempio le tifoserie calcistiche. Questo arrangiamento per le Mighty Nade è di Ugo Bazzoli, Guantanamera.